Direttore Ferrari, cosa rappresenta il BIM Summit per il nostro paese e perché ARPA-CEAS continua a organizzare l'evento nel corso degli anni? Vede, quando abbiamo organizzato nel 2013 questo evento, che all'epoca fu il primo di questo rilievo nel nostro paese su una tematica allora innovativa come il BIM, fu un evento, una pietra miliare se vogliamo dire, per il nostro settore. Bene, da lì in poi, con le successive tre edizioni, quella di oggi è la quinta, sono innumerevoli gli spunti che sono stati presentati nelle diverse edizioni e andandole a vedere a ritroso vediamo e possiamo toccare con mano che questi spunti poi si sono materializzati. E quindi per venire all'edizione di oggi io sono ragionevolmente certo che i temi che oggi possono apparire d'avanguardia come l'interconnessione tra il BIM e l'architettura blockchain in un settore come quello delle costruzioni, piuttosto che l'utilizzo della digitalizzazione in un'ottica di risk management, oggi avremo ben due esempi su questo tema, quindi la digitalizzazione delle classificazioni del rischio di ponti esistenti secondo quanto previsto dalle linee guida ministeriali, nonché il tema anche di grande attualità della verifica antincendio. Abbiamo anche altre novità come la Mixed Reality, che può essere un valido supporto in cantiere sia sul fronte della sostenibilità che quello della sicurezza appunto in cantiere, e oggi presenteremo anche un primo esempio concreto di una piattaforma digitale applicabile al settore delle costruzioni. Non dimentichiamoci anche un intervento sul tema della Building Automation, cioè come il BIM o meglio il Digital Twin può essere di supporto a questo obiettivo di automatizzare gli edifici, soprattutto, aspetto molto importante nel nostro paese, gli edifici esistenti. Detto questo, e quindi mi sento di dire che coloro che hanno partecipato alle precedenti edizioni e parteciperanno all'edizione odierna potranno avere un'anteprima di quello che succederà da qui a non molto nel nostro paese e di conseguenza essere avvantaggiati e non essere colti di sorpresa. La ragione per cui la nostra azienda continua a organizzare questo evento e lo organizzerà sicuramente anche fra due anni è molto semplice. La transizione digitale è un percorso sicuramente lungo che non può essere compiuto con un solo balzo e quindi necessariamente serve un accompagnamento, e da questo punto di vista il BIM Summit a una cadenza biennale può costituire un elemento di grande utilità per indirizzare anche il percorso stesso verso una maggiore digitalizzazione del nostro comparto. Che impatto avranno i recenti provvedimenti legislativi sul percorso di adozione del BIM in Italia? Come sappiamo, negli ultimi mesi, stiamo parlando da due mesi a questa parte o poco di più, sono stati emanati dal governo ben quattro provvedimenti, o meglio tre provvedimenti e una linea di indirizzo, relativi al tema della digitalizzazione nel settore delle costruzioni. Il primo, il cosiddetto decreto semplificazioni, approvato a fine luglio, il decreto 77, ha ripreso e intensificato l'indirizzo del governo dopo le prime esperienze con il codice appalti legge 50 del 2016 e il decreto ministeriale 560 2017, cosiddetto decreto baratono, spingendo ancor di più verso l'adozione del BIM negli appalti pubblici. E figlio di questo decreto semplificazioni è il decreto ministeriale 312 2021 pubblicato ai primi di agosto, che innova e potenzia il contenuto del decreto 560, ad esempio prevedendo una premialità per gli operatori economici che partecipano a delle gare pubbliche basate sul BIM. Un terzo provvedimento di grande importanza, in questo caso pubblicato ai primi di settembre, sono dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sono le linee guida per lo studio di fattibilità tecnico-economica per le opere finanziate dal piano di ripresa e resilienza, dove l'accento sulla digitalizzazione non è mai stato così forte.
Da ultimo, una cosa per me decisamente sorprendente, ma in positivo, è la presenza del BIM nella nota aggiuntiva del documento di economia e finanza approvato nel Consiglio dei Ministri la scorsa settimana, e per la prima volta in un documento di questa rilevanza per il Paese viene citato nell'ambito della valorizzazione degli immobili pubblici il ruolo importante che il BIM può avere sia nelle fasi di progettazione, di costruzione e di gestione. Quindi mi sembra evidente l'intenzione del Governo di spingere sull'acceleratore per quanto riguarda l'adozione del BIM negli appalti pubblici, e quindi anche con la nuova calendarizzazione non ci sono più alibi per quanto riguarda le stazioni appaltanti e poi per tutti gli operatori del settore nel avventurarsi in questo percorso che ormai considero ineludibile. La nostra azienda, come sempre, come ha fatto in centinaia di casi da questi molti anni a questa parte, è disponibile per accompagnare tutti gli operatori del settore in questo importante passaggio.